Siete sicuri di conoscere proprio tutti i colori esistenti? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, una nuova puntata della rubrica dei materiali. Oggi vi insegno a fare i colori a gomma lacca. Perché esistono anche i colori a gomma lacca. Adesso li andiamo a preparare e poi vi spiego dove li potrete utilizzare. Spostiamoci sul piano da lavoro. Ecco l'occorrente per preparare i nostri colori a gomma lacca. Naturalmente io ne preparerò una sola tinta, ma voi dovrete fare lo stesso procedimento con ogni pigmento. Questi colori andranno conservati in piccoli vasetti di vetro, ben chiusi, come si conserva la gomma lacca. Se dovessero leggermente diventare più secchi, basterà aggiungere dell'alcol a 99 gradi. Allora, occorrente della gomma lacca decerata. Cliccando qui troverete il video per fare la gomma lacca decerata. E che sia decerata, quindi solubile in alcol a 99 gradi. Perché passando un colore a gomma lacca decerato, poi noi potremo andare a dare una finitura, quindi una verniciatura, con una gomma lacca naturale a 90 gradi, senza fare rinvenire il colore che c'è sotto. Perché i 90 gradi della gomma lacca naturale non scioglieranno, non faranno rinvenire i 99 gradi, che quindi hanno bisogno quindi di maggiore forza del colore a gomma lacca che c'è sotto. Comunque, in questo momento noi stiamo preparando il colore, poi vi farò vedere come si usa in un secondo video. Quindi gomma lacca decerata, pigmenti dei colori che vogliamo crearci e dei barattolini di vetro in cui fare il colore e un pennello. Io non ho il barattolino perché qui sto creando solamente un esempio. Prendo un bellissimo blu oltremare che prelevo con una spatolina. La cartina che vedete, se mi conoscete lo sapete, io tengo sempre la cartina del sacchetto che compro quando mi piace il colore, così che poi dopo 6 anni, il tempo che finisco tutto questo, passano 6 anni, quando andrò a ricomprarlo andrò a colpo sicuro a chiedere quello giusto. Allora, prendiamo il nostro pigmento e lo versiamo nel barattolino. Quindi prendiamo la gomma lacca e piano piano la aggiungiamo. Dopodiché con un pennello misceliamo e facciamo in modo che tutte le particelle di colore siano ben sciolte all'interno della gomma lacca. Quello che verrà sarà fuori un colore abbastanza liquido, ma nello stesso tempo con una buona viscosità. Che sia un colore liquido ci serve perché questo colore si usa solamente, si può dire, io lo uso solamente, almeno diciamo così, io lo uso solamente nel legno, o legno preparato, quindi con una preparazione gessosa sotto, o meglio ancora, per me il suo utilizzo speciale, diciamo così, è nel legno grezzo, perché proprio è un colore che ha una granulometria abbastanza spessa e però veicola, grazie all'alcol, molto velocemente all'interno delle fibre del legno, coprendole tutte. Vi faccio vedere. Guardate, questa è una tavoletta di legno grezzissima, guardate il grado di porosità. Eppure se io passo il mio colore a gomma lacca, vi faccio vedere la consistenza, quindi una goccia che scenda morbida, vedete? È un colore vellutato, morbido. Ok, è liquido, ma al contempo vedrete con una sua consistenza. Passiamo il pennello e guardate come con un avanti, un andata e un ritorno lui copra perfettamente anche dove il legno è barbuto, diciamo così, dove ha la barbetta, dove è sfrangiato. Voilà, e guardate che brillantezza di colore. Ora vi dico un segreto: io già questo video l'avevo girato, solo che la videocamera si è suicidata e non ha ripreso assolutamente nulla, ma questo ci giova perché ci fa vedere come il colore si presenta ad asciutto. Innanzitutto vi avvicino. È un colore leggermente trasparente al primo passaggio che diventa del tutto coprente al secondo passaggio.
Il fatto che sia leggermente trasparente è un punto a suo favore perché, se volessimo, potremmo usarlo a mo' di mordente per il legno, lasciando in trasparenza le venature del legno e viene una finitura bellissima. Come sentite, c'è Enzo, quindi è un colore del tutto innocuo all'olfatto. Se c'è lui, potete stare certi che io preparo cose che non fanno male alla salute, e se c'è lui vicino. E quindi vedete come si sta asciugando velocemente, guardate. Ecco, così lo vedete, già ci sono le parti più opache che sono asciutte. Naturalmente asciuga opaco e va lucidato con il passaggio della gomma lacca data successivamente, una gomma lacca naturale, come vi avevo detto, quindi disciolta a 90 gradi. Adesso vi faccio vedere il colore da asciutto con una passata, vedete? Mentre questo è il colore dato con due passate e finito, visto? Con una mano di gomma lacca naturale. Guardate come viene lucido e specchiato. Non è meraviglioso? Per cosa potrete usarlo questo colore? Per un'infinità di cose. Decori, decori di travi grezze, mordenzature, quindi vabbè, coloriture, non chiamiamole mordenzature, chiamiamole coloriture del legno. Vi faccio vedere anche un tratto così dato dritto, in maniera da poterci rendere conto di quanto sbavi il colore sui margini. Pochissimo. Una cosa importante nell'utilizzazione di questi colori, mi raccomando, utilizzateli sempre su asciutto su asciutto, cioè fate asciugare la prima mano prima di passarne una successiva, se no vi tirate via il colore. È un bellissimo colore e vi insegnerò ad usarlo, vi assicuro, nel migliore dei modi. Faremo un sacco di cose per Natale con questi con questo tipo di colore, un sacco di decori per la casa eleganti e stupendi. Ve lo prometto, voi ricordatemelo però, perché ogni tanto mi perdo per strada. Bene, così si preparano i colori a gomma lacca, colori adatti per supporti ruvidi, per supporti lignei soprattutto. Bene, adesso vi lascio le foto e poi ci vediamo di là. Avete visto quanto è semplice preparare questo tipo di mestica, questo tipo di colore? È un colore utilissimo, molto molto utile nel restauro e molto molto utile nella decorazione, specie in tutte quelle superfici legnose, ruvide, non troppo rifinite, non troppo trattate. È un colore che si aggrappa perfettamente al supporto, è un colore che rimane grezzo ma nello stesso tempo lucido. Il colore gomma lacca può essere verniciato solamente con della gomma lacca, può essere ulteriormente protetto. E allora ricordatevi sempre di creare il colore con una gomma lacca decerata che viene sciolta con alcol a 99 gradi. Vi metto qui il link per preparare la gomma lacca decerata, e di verniciare, quindi di lucidare, di dare la finitura solamente con una gomma lacca naturale che invece è solubile con un alcol a 90 gradi. E sempre qui trovate il link per la ricetta della gomma lacca naturale. Perché questo? In modo che il colore che sta sotto, nel momento in cui passiamo la vernice sopra, non faccia rinvenire la gomma lacca di quello che abbiamo dipinto, perché quello che abbiamo dipinto è solubile a 99 gradi, mentre la gomma lacca che stiamo passando come finitura è solubile a 90 gradi e quindi non ci porterà mai via quello che andiamo a dipingere. Bene, useremo insieme questi colori a gomma lacca, vedrete che saranno una bellissima sorpresa, rendono ricca, corposa una pittura, possono essere usate principalmente, direi solamente, sul legno, e se il legno è poco trattato, meglio ancora. Accadranno molte cose su Arte per Te. Ottobre verrò a Milano a trovarvi. Qui sotto troverete i link dell'evento, vi metto sia il link del video dove parlo dell'evento, sia il link della pagina Facebook in cui c'è scritto tutto sull'evento, i mezzi pubblici che vi porteranno al luogo dell'incontro, la mappa del luogo dell'incontro, insomma vi è spiegato tutto nei minimi dettagli. Vi aspetto, mi raccomando, e vi ricordo di votarmi su Tutorial di La 3 Arte per Te. Sta partecipando con i suoi video al contest tra youtubers e chi vincerà, sapete bene, vince 2 puntate in TV sulla 3, in cui appunto si porteranno avanti gli argomenti del canale vincitore. Bene, spero di avervi stillato la curiosità del provare questo nuovo materiale e vi rimando al prossimo video. Da Umbretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!